Dada. Come? Chi sei e cosa vuoi? Mi sa che ho sbagliato l'indirizzo, mi dispiace. Certo, cosa stavo cercando? Stavo cercando la macelleria. La macelleria? No, questo è l'Eurospin. Neurospin. 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 No, non mi sa che ho sbagliato. Ha sbagliato, sì. Ciao. Buonasera. Salve, sto cercando l'Eurospin. È al posto giusto. Eccolo. Salve, buonasera. Non è che mi dà una mano a tirare sulla serrana. Certamente. Ok. Aspetta, si mette da quella parte. È che mi hanno portato dei rappresentanti cinesi. Dai che riusciamo. Tira su. Sono 8, 4, 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
Clientela che la cassa 1, 2, 3 sta per aprire. E ricordiamo anche nel banco frigo dei pesci c'è una svendita sul pesce intero. C'è la svendita sul pesce, capito? Ecco questa puzza che cos'era. Ma levano da qua perché voleva prendere del pesce. Levano da qua perché voleva prendere del pesce. T'ho fatto una donna. Levano da qua perché voleva prendere del pesce. Insieme al pesce datemi anche le cassette dei Power Rangers. Senti, allora sente mamma mia, Trollica, sente mamma mia, allora Loch Ness, sente mamma mia, allora la papa te la faccio rifare, comunque. Sente Loch Ness, sente Donna Summer, sente mamma mia, allora. Donna Summer, ha parlato già anch'io. Allora, levano da qua, levano da qua perché volevo fare un'organizzazione, levano da qua perché volevo fare un'organizzazione, non hai niente. Capisce niente! È un drama donna! Vada via in chiva! C'è Calustra! Prima! Che peccato! Non può capire il dialetto di Milano! Oh, cannoni! Questo è stato! Di cosa potete fare se siete proprio? Dialetto di Udine a mare! Udine a mare, perché adesso Udine c'è il mare! Allora, senti, mamma mia! Che insegna come si cucina lo pesce, va bene? Lo pesce, allora che pesce vuoi? Senta, allora, mezz'orata lo mangia in 30 minuti! E un'orata? In 60! Questa faceva proprio ridere, ragazzi! Ma te l'hai spiegato? Come sei intelligente, cavolo! Si è dato al 100! Allora, quale senti, mamma mia, allora! C'è la casserola! Sì! C'è la casserola! Sì! C'è chi da chi da chi da pasta, chi da chi da con le mani! C'è chi da chi da chi da pasta, chi da chi da con le mani! Ma mettete il trombone! Ma mettete il trombone! Duca, Duca! Duca! L'ho inventato io! Ma pensa che va qua lui, dai, vai avanti, va lui, va. Allora, senti mamma mia, allora, senti mamma mia, senti mamma mia, allora, c'è la casserola, giusto? Sì! C'è la casserola, bellissima, devi stare calma, poi già mi agito io, allora, c'è il mio mamma. Allora, c'è la casserola, vero? Sì. E allora, picchi l'orata, la inciuppi, la inchiami nella casserola, fa la testa, e poi la metti giù al forno, c'è la al forno. Ma lei come ha fatto le scuole in Libano? Quel Libano alto proprio, eh? Sì, altissimo, allora senti mamma mia. Mediterraneo, Impero Ottomano, Arabia Saudita. Ma dimmi un po', ma lei ce l'ha visto per stare nelle macchie, eh? Ce l'ha visto per stare nelle macchie? Se non la vedo, però rubo le macchie. Vai che capisco io, capisco tutto io. E allora, quando
cucina perché Baliuba qua non gli sta bene. Non va bene, non va bene. E allora picchialo là, non la metti sta casserola, vai a finire il tuo forno. C'è là un forno! Sì! Oh. Allora pigli un forno e lo tuo e poi stoto. Ho stoto, come? Stoto! C'ho le mensole basse! Ehi! Io fuoco a tutta la cucina! E che me la butta a me! Che me la butta a me! Che butta a me! Sì, ma la cucina è mia! Sì, ma la cucina è mia! Sì, ma la cucina è mia! E che me la butta a me! Ma stai scherzando! Ma pensate a me, siete contrari del pistone! Il pistone va su e giù, poi venite su e basta! Ma pensate a te! Rivolo della tua! Ma pensa! Allora, siete una verde la cicca, che vuoi che ti tengo una trovescia? La trovescia! Allora, hai tempo! Ho messo il disco orario 38 ore e posso stare qua tutta la mattina. E allora, la sette mamma mia, un volevo, vengo al volevo, allora, un volevo, pigli un volevo, lo spatti sulla casserola, se no la casserola. Questa sera la vedo dura.
quando dico dura, non mi riferisco a quello che pensi tu. Salve, visto che questo è un negozio bellissimo, sono venuta a proporre il mio progetto.
prego, mi dicevo quindi. Niente, quindi sono venuta qui. Era voglio proprio da voi, alle vostre cassiere. Che prodotto si tratta? Tesmed. Alle prodotto alla Neurospin a prenderci il Tesmed. Ma che cosa ce ne facciamo? Lo so, ma il Tesmed ora. Senti, visto che. Sulle mani, bella. Giù le mani. Visto che ci conosciamo e tu non ti ricordi di me, amico, mi farai da modello. Tu e tu. Modello. Sì, modello. E quindi lei mi deve fare come funziona questo Tesmed. Esattamente. Vediamo. Allora, buonasera a tutti. Sono qui per proporvi il Tesmed, l'elettrostimolatore che si occuperà della vostra salute senza alcuno sforzo. Adesso io accenderò Tesmed sui miei modelli. Una, due. Allora, potete usare Tesmed in qualsiasi momento della giornata. Ad esempio, leggere il giornale. Potete anche svegliarvi per prendere il sole. Giù, giù. Vi preghiamo di attendere, grazie. Ma che chiuse, lasciate lavorare! Ci penso la Filippina, Filippina, dai! Pulisci, pulisci, bella! Pulisci, bella! Ehi, bella! Ti piacciono i muscoli? Thank you.
proporre. No, sono qui per proporre un attrezzo innovativo per mettersi in attività muscolare, fisica, in forma in pochissimi secondi. No, non ha capito niente, qui c'è la tessera. Posso? No, qui c'è la tessera e glielo voto per almeno un caos. Quelli che stanno ancora pulendo che sei qui. Allora, forse non mi ha capito. Io sono qua per vendere un prodotto che non le creerà nessun tipo di problema, anzi le potrebbe facilitare la vita. E di che cosa si tratta? Allora, il mio attrezzo si chiama Illusão, l'attrezzo con il controcognão. Comunque, se lei mi dà la possibilità, io le vorrei fare una dimostrazione pratica qui al momento. A una condizione! Mi dica! Che si vedono in pantalla! Non si preoccupi! No, che non mi faccia il caos qui, ok? No, tranquillissimo, guarda, mi può appicciare il sole, per favore? Appicciare il sole! Grazie! Grazie, permesso! Aspetta. È arrivato l'uomo nero. E qui lo sento, l'ho trovato. Un applauso. Grazie, un applauso. Allora, per voi oggi. Cosa devi fare? Scusate. Guardate, vedete, la
corpo. Non deve muscolare, addominali, quadricipiti, bicipiti, tricipiti. Grazie, prego. Facciamo un applauso al nostro. Fatto di gomma e silicone. Certo, com'è? Perfetto. Tutto a posto. Però vi direte, ma io voglio avere quelle addominali alla picchio. Lo so, stanno tutti al contrario. Allora, per avere gli addominali stile picchio è semplicissimo, basta suonare la seconda modalità. Facciamo vedere la seconda posizione del nostro attrezzo. Direi finita qui, tanto. Bene, no. Questo è il più bello, guarda. Come potete vedere, con le prime 50 chiamate potrete avere la tensione muscolo e potrete anche regolare il sedile. Che si muove a vostra scelta, oppure lo schienale. Come potete vedere, tutto fatto solo per voi. Ora tanto, venga e facciamo la dimostrazione. Ora funziona così, è la classica ciclette, quella che conosciamo tutti. Quindi si deve sedere sempre lì. No, al contrario. Appoggiare i suoi bei piedi qua. No, ma le mani non vanno lì, anche perché sennò trovi una bella sorpresa. No! Devono essere intanto piega le gambe. Esatto. E allora, come funziona la nostra bicicletta? Adattiamo la prima modalità. No, perfetta. Semplice e facilissimo. Ma non ci accontentiamo, no che non ci accontentiamo. Vogliamo di più. E allora vai con la seconda modalità. E adesso ti si immagini di essere su una rupe e sta pedalando e c'è la croce che le arriva addosso e il sedile va su e giù e poi arriva la mucca e le mucche fanno mu e una fa mu mu e poi viene da te e c'è una cascata e poi arriva uno sciametappi e poi come può vedere il bella, un applauso, grazie. Va caldo. Alle prime 10 no, regolate, qui sono così di apposta. L'attrezzo bicolore bianco e nero. Però una particolarità del nostro attrezzo che non sapete è che non è solo un attrezzo fisico, ma bensì anche portatile e comodo per usare in casa. Perché con le prime 30 telefonate potrete avere insieme al nostro attrezzo il Lusdown, l'attrezzo con incontro con. Beh, l'abbiamo capito! Potrete avere anche una semplice scarpiera per voi e vi chiederete, ma come è possibile? Sì. Ci siamo noi. Prego. Prego, sta parlando in giapponese, come è? Ora, abbiamo bisogno di una scarpa. Prego. Una scarpa, una. Spero che sia anche bella puzzolente. Come potete vedere, qua abbiamo il modello di scarpa da posizionare nella nostra scarpiera. Funziona così, si abbassa la prima anta. Si bisogna un po' regolarla. Ok. Dopodiché si posiziona la scarpa nella posizione desiderata. Ha detto che ti fa male. Ok. Ci siamo, è lì giù sopra il naso. Ok. Andiamo con la seconda anta, quindi abbassiamo e chiudiamo la seconda anta. Solo una scarpa, non è che andiamo in giro con una scarpa e basta, abbiamo due scarpe, quindi grazie, grazie mille. Ora abbiamo la terza scarpa, la seconda scarpa. Ok, ci siamo, chiudiamo la nostra scarpiera. Naturalmente questa diventa tanto per stare sul buono della seconda. Esatto. E poi meno palo, attenzione, attenzione, colpo di scena, la scarpiera occupa troppo spazio e non ce lo possiamo permettere. Io non me la comprerei mai così. Ma infatti si ritira e guardate un po'. E per voi avrete anche la scarpiera in omaggio, un applauso, grazie. Non
la dimostrazione. E chiederei a lei, direttore, grazie mille, mio caro. Chiederei a lei, direttore, se le può interessare un prodotto del genere. È torta, come c'è? Grazie a lei. Grazie a lei. Mi raccomando gli addominali, eh. Mi raccomando. Eh sì, eh. Via. Ricordiamo a tutti i dipendenti che si è appena liberato un posto da rappresentante di liquori, grazie. Beh, e anche il corista. Ma l'hai fatto? Allora, lo potete dire? Cosa avresti fatto?
avrei fatto il lusao con il coso. Allora, cosa avresti fatto? Il pastore. Il pastore? Il gran pastore, sì. Il gran pastore. Vediamo. Spungo la pecora. Thank you.
Ricordiamo a tutti i clienti che stiamo per chiudere il Neurospin, quindi togliamo la bancarella, altrimenti non va giù il sipario. Grazie.